Cavalli agli ordini dello starter. Valido il primo segnale, incertezza per Dragomac, c'è lotta per la conquista del comando, mentre c'è l'errore di Drupiferm e ha perso ulteriore terreno Draghetto, il Draghetto P che rendeva 20 metri, assume l'iniziativa De Arrouge nei confronti di Discovery Mail, quindi Dior degli Ulivi. Dad del Ronco, Dragomac che si è ripreso rapidamente, più indietro seguono Desdemona Font, all'esterno Jeffrey, quindi Deacon, Dondolo Jet e Draghetto P. Con Filippo Gallo libero di gestire il ritmo che ritiene più opportuno in salchi a De Arrouge, 46 e 3 per i primi 600 metri con avvio da fermo. Si muove Dad del Ronco anticipando Dragomac. Dalla quarta posizione ha spostato Mario Minopoli in anticipo su Dragomac che ne prende la scia. Mezzo miglio iniziale in 1-2-2. Si viaggia dunque sul piede dell'1-18 scarso con De Rouge che viene ora avvicinata da Dad del Ronco nella scia del quale c'è sempre Dragomac che ora ha all'interno Discovery Mail. Terzo in corda, segue invece Dior degli Ulivi, sul quale si affaccia Draghetto P che precede Deacon e seguito da Jeffrey. Muove in terza ruota Dragomac, sta girando da Del Ronco per andare a diretto contatto di De Arrouge, poi Discovery Mail, accenna a spostarsi anche Dior degli Ulivi. De Arrouge che replica accelerando al deciso attacco di Dragomac. Quando siamo ormai al paletto dei 500 finali, i primi due prendono vantaggio da Discovery Mail che ha sempre all'esterno da Del Ronco in terza ruota Dior degli Ulivi, seguito da Draghetto P. Parziale violentissimo, il 58, gli ultimi 800 metri della lotta furibonda tra De Arrouge e Dragomac. L'ingresso in retta, richiesta energicamente De Arrouge, Dragomac che non è più perfetto di camminata, deve accontentarsi per ora Alessandro Cocciadore. Allora De Arrouge si svincola dall'avversario. Non può comandarlo più di tanto. Alessandro Cocciadoro deve accontentarsi. Allora De Arrouge sta sfuggendo. Dragomac si getta in fine di galoppo. Vince netta allora De Arrouge davanti a Dior degli Ulivi per il terzo. Sono vicini Draghetto P e Jeffrey in buon recupero. Ma andiamo a vedere le immagini del replay. Nel frattempo 2:30 e mezzo per i 2000 metri di De Arrouge. Quindi media intorno all'1:15-2, 15-3 per la vittoria della figlia di Varenna, alla fine controfavorita di Dragomac, ma decisamente giocata. Vince De Arrouge, Filippo Gallo per Saverio Gallo, i colori della signora Stefania Balzano. Vedete Dragomac che alla fine sbotta di galoppo. Si era accontentato Alessandro Cocciadoro proprio per evitare l'errore, ma Dragomac comunque ha confuso il passo e allora la piazza d'onore va a Dior degli Ulivi, numero 2, mentre per il terzo vediamo che Jeffrey infila all'interno Draghetto P e fa sua dunque la terza piazza. Arrivo ufficioso 5-2-10 per la quinta di Capannelle, lì nello studio.